parliamo della forma di Kumiuchi, parliamo di una forma specifica che si chiama Shoshu, che in traduzione significa i primi giorni di autunno. Nel nord dell'Hokkaido, in questo periodo, si utilizzavano raramente le armi proprio perché l'umidità e il freddo dei primi giorni d'autunno permettevano alle spade di bloccare la lama all'interno della saya e non permettere l'estrazione. Questa forma di combattimento che riguarda la materia del Kumiuchi è una forma dove viene strutturata la base inferiore del corpo con una posizione delle gambe che serve a consolidare e a sostenere la forza e la potenza espressa da Hara, e la parte superiore del corpo che assume una posizione che permette l'esplosione di questa forza ed energia e che esprima attraverso le braccia e la parte superiore del tronco l'espressione della potenza espressa e delle forze espresse da Hara. Allora, in questa forma i due contendenti si trovano con la posizione di distanza naturale, uno con la tantò e uno con la spada. L'intenzione di entrambe è quella di estrarre e chiudere la distanza per arrivare al bersaglio. Per fare eseguire questo, uno dei due contendenti con il tantò cerca di chiudere immediatamente la distanza prima che la katana venga estratta. In questa maniera avviene un impatto sostenendo la parte della mano che estrae l'arma e spalla contro spalla si va a impattare creando una struttura triangolare che permette una grande spinta uno contro l'altro per permettere il bloccaggio della mano che estrae l'arma. La testa va appoggiata correttamente sulla spalla, non con la testa eretta, per evitare che con una mano si possa accedere al viso, arrivare almeno un po', passare lateralmente, creare uno squilibrio e concludere la tecnica. Per evitare questo, nel momento dell'impatto le teste vanno ad appoggiarsi correttamente sulla spalla, mantenendo la pressione l'una contro l'altra. La funzione corretta del bloccaggio dell'estrazione avviene con il braccio nella corretta posizione, che è nella posizione con il gomito nella parte inferiore del braccio. Questo perché se effettuo il bloccaggio con la posizione della mano scorretta, le linee di forza non vengono collocate nella base che io ho strutturato e quindi non vanno a perdersi nell'interno della posizione di base, ma vengono disperse come linee di forza verso l'esterno. Quindi la corretta posizione della mano che blocca l'estrazione, che effettua la pressione utilizzando Hara verso l'anca dell'avversario, è quella che permette una struttura triangolare anche del braccio rispetto alla posizione di Hara. In questa acquisizione posso effettuare una spinta e la spinta è sempre coerente partendo dall'interno e viene scaricata diagonalmente verso terra nella linea dell'inguine dell'opponente. Nel momento dell'impatto, che deve essere assolutamente violento, la posizione va assolutamente bassa per permettere alle forze di spingere in direzione e consolidare immediatamente la posizione della gamba posteriore che ha il piede leggermente ruotato verso l'esterno, ma la testa del femore e la tibia effettuano una torsione in modo da avere maggiore pressione sul terreno e poter avere maggiore punto di spinta per permettere la pressione dalla spalla. Per questa condizione abbiamo la possibilità con la mano di entrare all'interno della presa, appoggiare la mano sul costato e permettere una piccola leva per permettere al gomito sinistro di premere
ed effettuare una pressione sulla parte della cresta iliaca dell'avversario. In questa maniera le forze cambiano e la posizione della struttura costruita su ARA può permettere una maggior spinta verso il basso e impedire non solo l'estrazione della spada, ma una posizione innaturale del polso che non permetta agio di utilizzo dell'arma. Dalla posizione in cui Uke subisce la mia pressione con il gomito, Uke per recuperare la sua posizione sfavorevole, che sta cedendo sull'anca che viene premuta verso il basso, effettua uno spostamento e avanzerà con la gamba sinistra per permettere di consolidare la sua nuova posizione. In questo modo cerca di recuperare le linee di forza. Io accetto questo suo movimento perché sarà una posizione che mi permette maggiore libertà di movimento e consolidare una nuova struttura che mi permetterà di terminare la tecnica. Da questa condizione la mia possibilità di movimento mi permette l'abbassamento sulla mia posizione di forza, mi permette di destrutturare la posizione di Uke, decentrando la posizione di Ara e permettendo la mia possibilità di estrarre l'arma e di collocare l'arma all'interno della coscia destra per andare a tagliare l'arteria femorale. La mia posizione è comunque una posizione forte e perfettamente in equilibrio, mentre quella di Uke sarà spinta verso la gamba posteriore e consentirà a Uke semplicemente di rimanere aggrappato a me per poter mantenere l'equilibrio. Perché la tecnica sia perfettamente corretta, è importante che nell'esecuzione dello squilibrio che destruttura la posizione di Uke si possa effettuare un movimento diagonale in modo da aprire maggiormente la zona di impatto della terminazione della tecnica per permettere un più agevole accesso alle zone da tagliare.